Ciao amici e benvenuti. Oggi vi mostro i risultati dei test di una 980 Ti a confronto con una 1070. Ho deciso di fare questo video perché alcuni di voi mi hanno fatto notare che non è ben chiaro il posizionamento della 980 Ti rispetto a una 1070. Quello che si legge su internet, nei vari forum, insomma, crea un po' di confusione. Questo è il motivo per cui ho deciso di mettere a diretto confronto queste due schede. Ovviamente dal punto di vista dell'architettura non c'è molto da dire. Difatti la 1070 appartiene all'ultima generazione di chip Nvidia, mentre la 980 Ti appartiene alla generazione precedente. È cambiato tutto, i chip sono più potenti, sono più efficienti, consumano di meno e potenzialmente quindi le schede sono anche meno rumorose. Ma c'è effettivamente un motivo per cui magari qualcuno vuole tenere in considerazione l'acquisto oggi di una 980 Ti rispetto a una 1070, cioè proprio il fatto che c'è un mercato dell'usato. Quindi meglio una 1070 rispetto a una 980 Ti o magari acquistare quest'ultima a un prezzo più basso. Vediamo anzitutto i test che ho effettuato. Con Asus VD Singularity queste due schede offrono più o meno le stesse prestazioni, mentre con Battlefield 1 vediamo un vantaggio della 1070. Non sono pochissimi frame di vantaggio, però diciamo che comunque il vantaggio della 1070 non fa la differenza tra un gioco giocabile o meno. C'è una penalità invece in Civilization 6 della 980 Ti risoluzione 4K, mentre a risoluzione 2K le prestazioni sono molto simili. Con Doom sono molto vicine, la 1070 è avanti, ma anche in questo caso la differenza di FPS non incide molto sulla giocabilità del gioco. Situazione simile con GTA 5, dove la 1070 offre un po' più di ossigeno, mentre per quanto riguarda Hitman vediamo la 1070 in vantaggio di circa una decina di FPS. Prestazione invece praticamente identiche in Metro Last Light e anche Rise of the Tomb Raider. Con The Division e The Witcher ritroviamo lo stesso vantaggio medio della 1070 e ancora una volta c'è un vantaggio, sì, ma non è che cambia totalmente lo scenario. Ebbene, abbiamo visto che queste due schede grafiche offrono prestazioni molto simili. La 1070 è superiore nella maggior parte delle situazioni, ma il vantaggio pratico delle prestazioni degli FPS che offre non è tale da fare una differenza in un gioco e renderlo giocabile o meno. Ovviamente in termini di efficienza energetica, temperatura e rumorosità la 1070 offre qualcosa di più, proprio per il fatto che i nuovi chip, la nuova architettura è più efficiente. Rispondiamo quindi alla domanda: tra una 1070 e una 900 Ti, quale scegliere? Diciamo subito che investire, solitamente, nell'ultima tecnologia disponibile è meglio. Non solo perché comunque sia un prodotto ottimizzato sotto tutti gli aspetti, ma anche perché c'è un maggior supporto per quanto riguarda i driver e anche maggior supporto dagli sviluppatori di giochi, perché ovviamente cercano di ottimizzare gli ultimi giochi con la tecnologia più moderna disponibile. Una 1070 oggi, nel momento in cui sto registrando il video, costa mediamente tra le 400 e le 450 euro. Se a voi interessano unicamente le prestazioni pure, allora quello che dovete fare è una valutazione appunto di prezzo. Acquistare una 980 Ti a 350-400 euro non ne vale la pena. Forse è meglio investire qualcosa di più e prendersi una 1070. Se invece il prezzo della 900 Ti è molto più basso, immagino più o meno attorno alla metà del prezzo di una 1070, allora forse dovreste tenerla in considerazione. Ricordatevi però che perderete la maggior efficienza e ovviamente la vita di questa scheda sarà inferiore. Ma come detto, se ne fate unicamente una questione di prestazioni pure e trovate una scheda in buone, se non ottime condizioni, al prezzo che più o meno vi ho indicato, allora varrebbe la pena considerarne l'acquisto. Tuttavia vi lascio con un'ultima indicazione. Siamo in una fase di transizione perché con l'uscita della 1080 Ti stiamo assistendo a un calo di prezzi. Poi fra un po' arriverà anche la proposta AMD e quindi insomma il mercato dei prezzi delle schede grafiche potrà assestarsi, si spera, verso il basso. Quindi insomma tenetelo in considerazione nelle vostre valutazioni. Io vi ringrazio per avermi seguito in questo video, spero di aver fatto chiarezza una volta per tutte su queste due schede. Lasciate un mi piace, condividete il video e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo in un altro video. Ciao!